dando la meditazione delle idee e poi questo allevare già dei soldati e delle donne, madri di famiglia, madri di eroi. Questo era lo standard anche etico della formazione delle scuole fasciste. Come mai da queste scuole fasciste possa essere nata la resistenza, che era un movimento di giovani, non solo in città ma anche poi nelle montagne? Perché io sono dell'idea che l'uomo è difficile visionarlo dal punto di vista dell'idea. È molto difficile, lo puoi condizionare, ne puoi fare un servo, ne puoi limitare per anni il senso della critica profonda, però avviene un punto di crisi, purtroppo si spera sempre che non sia quella del termine della Seconda Guerra Mondiale, ma un punto in cui in genere i giovani soprattutto si fermano e si interrogano perché, si chiedono il perché debbano subire queste limitazioni, perché forse c'è altro rispetto a quello che a loro viene ammanito quotidianamente. E questo che è successo in fondo ai giovani che si sono occupati della resistenza, non solo nelle città, ma anche a quelli che con ogni pericolo sono andati in montagna. Dunque, io andavo di volantini davanti alla scuola, perché a Roma c'era un'occupazione dura dei tedeschi, naturalmente, e volevano, e c'erano i bandi, questo dappertutto, che i ragazzi di 18 anni avrebbero dovuto consegnarsi per andare come militari nell'esercito di Salò. Quindi il nostro scopo in questa stampa che si rivolgeva agli studenti era essenzialmente quello di cercare di far capire ai giovani che non dovevano presentarsi ai distretti militari e in generale di chiudere le scuole, soprattutto l'università, per lo scopo anche di non dare l'impressione agli occupanti che la città fosse consenziente e accettasse il comando di un militare tedesco che si era installato pienamente con prigione, tribunale, polizia, sorveglianza e così via. Va detto che la città non è mai stata una città tranquilla e che infatti la resistenza è stata diffusa, nel senso che chi scappava, chi si nascondeva ha avuto sempre modo di trovare un singolo rifugio. Parlavano di mezza Roma che veniva, che accoglieva l'altra metà. E questo forse è successo anche in altre città, è successo in modo particolarmente riconosciuto anche dopo, perché il fronte era molto vicino. Il fronte era molto vicino e si sperava che gli alleati arrivassero in pochi giorni. Quando sono tornata a casa un giorno ho trovato i fatti della Gestapo. Qualcuno aveva fatto la spia e questa, due o tre delle SS di Piantasso erano lì, mi aspettavano. Io allora ero segretaria di una scuola, mi aspettavano intorno. Sono tornata io e poi è tornata anche la mia ospite, che però si è rimasta con una borsa piena di manifestini. C'erano già tre ragazzi, uno era mio cugino, uno mio fratello, un altro amico, che si nascondevano in quella casa, che avevano una loro storia di resistenza diversa. Mio fratello era piccolo, l'aveva dato giù a Roma per non presentarsi, sperando da Milano, dove stavano i genitori, sperando di che gli alleati arrivassero e non dovessi presentare. Insomma, eravamo cinque. Dopo l'arrivo di mia cugina con i manifestini nella borsa, ho capito che forse era il caso di arrestarci tutti. E così è stato. Sono stati portati a Piantasso. Piantasso forse non avete avuto occasione di visitarli, è il museo della liberazione di Roma. L'hanno conservato com'era, era più grande, ma insomma sono riusciti a ricostruirne due piani,
fatti non abbiamo avuto degli interrogatori pesanti nel senso che noi donne ci hanno risparmiato, sono diventati più felicissimi dopo. Via via che è continuata la campagna d'Italia e l'arretramento del fronte tedesco, sono stati sempre più violenti, sempre più pronti a torturare anche le donne, anche le staffette partigiane, si sa che sono state molte uccise, perseguitate e malmenate nel corpo. E quindi noi siamo stati un po' un'eccezione, nel senso che ancora allora i tedeschi in Italia non avevano fatto tutte le fandezze che avevano già preso gli ebrei, ma con i civili, con gli altri. C'era una certa prassi, il fatto sì è che noi abbiamo avuto un processo, il tribunale militare tedesco, siamo state condannate noi due a 3 anni da scontarsi in Germania. I 3 ragazzi erano stati assolti, però tutti siamo stati rimandati in carcere a Regina Celi in attesa di decisioni. E nel frattempo c'è stato la strada delle fosse ardeatine e hanno anche uno dei nostri compagni, pur essendo stato assolto, è stato ucciso lì in quella orrenda strage, che è stata la prima grande strage dell'esercito tedesco a Roma. E anche è stato questo delle fosse ardeatine un episodio, l'ultimo episodio della resistenza romana. Perché quando nel fronte passato sono arrivati gli alleati, qualcuno ha detto che cosa era successo, c'era un pastore che aveva assistito dall'alto all'arrivo di tutti questi camion e avevano detto subito che lì sotto ci sarebbero stati questi cadaveri, non si sapeva quanti. L'esercito avrebbe voluto, soprattutto gli americani, avrebbero voluto fare un momento così sopra la terra, chiudendo tutto, e invece le famiglie hanno chiesto, hanno voluto e hanno preteso che venissero esumati tutti i corpi e che riconosciuti o possibile e messi tutti insieme. Ora, è questo essere messi tutti insieme è stato un segno per veramente di aderenza al simbolo che doveva diventare questo sacrario, questo cimitero. Ed è, non so quanto questa coesione, questo modo di vedere la società e la guerra sarebbe poi durato ancora a lungo. Se pensate che ci sono 65 ebrei, e che hanno un rito diverso, non è stato preteso che questi corpi fossero seppelliti secondo un rito della religione ebraica, ma sono lì insieme agli altri, tutti ordinati per numero di estrazione. Il numero che lì c'è stato questo volontariato straordinario dell'Università di Roma, del professor Ascarelli, che hanno in pieno luglio cominciato a fare questo terribile lavoro di estrazione dei corpi, di riconoscimento uno per uno, quel pochissimo che sono riusciti a trovare ancora. Visitare quel sacrario, secondo me, è una cosa che deve far parte della visita della città. È molto bello dal punto di vista architettonico, molto emozionante, perché è rimasto quello che doveva essere. Per la nostra sorte è stata questa, di essere trasportati prima da Gao, intanto prima viaggio in camion, poi in treno, un treno naturalmente di carri bestiame, però ha aggiunto un treno militare tedesco, quindi non abbiamo fatto un viaggio lunghissimo, il treno non si fermava quasi mai e siamo arrivati a Monaco prima dei grandi bombardamenti. Siamo stati portati da Gao di notte in un camion. E abbiamo passato la notte lì, non sapendo nemmeno, noi siamo partiti senza sapere assolutamente che cosa ci aspettava. Dachau al mattino dopo
formato dalla violenza, perché la violenza, oltre a produrre dei gesti di cattiveria, di aggressione, provoca anche, anche una sua lingua, un suo linguaggio e anche un suo modo di alzare la voce. Una voce violenta che si alza è molto diversa da una voce che grida aiuto, pur essendo ad alto volume tutte e due. Siamo stati in Germania prima in Dachau, poi nel carcere di Spalberg di Monaco, che è il carcere dove qualcuno si è premurato di informarci che erano stati uccisi poco prima i due dei membri, Sophie Scholl e